l'energia, a produrre da altre parti. L'energia serve la differenziazione delle fonti, non c'è solo il fossile, grazie anche a questo governo abbiamo lavorato anche su altre fonti, continueremo a lavorare, ma attenzione, non è che il pannello fotovoltaico che impedisce all'agricoltore di lavorare perché lo mette sul terreno è una cosa che risolve l'ambiente. Non è, ci sono, la Francia e l'Italia insieme hanno un progetto per il fotovoltaico nello spazio. Da questo punto di vista, questo è un progetto che si riesce, che lo stiamo valorizzando, può portare risultati che tutelano l'ambiente e non creano problemi di occupazione di suolo. Centinaia, anche migliaia in questo momento in Italia, anche tutte le comunali, di persone che si candidano sapendo che non verranno mai elette, ma lo fanno perché ci mettono la faccia, perché credono in qualcosa e vogliono portare avanti le proprie idee. Anche voi non avete un vantaggio oggi essere qui, lo fate perché portate avanti le vostre idee, diverse dalle mie, ma lo fate non per avere un vantaggio, perché portate avanti le vostre idee. Giorgio Meloni fa esattamente questo, ci mette la faccia, non si nasconde, per portare avanti le proprie idee, dicendo fin da subito che lei rimarrà Presidente del Consiglio, ma dicendo, siccome da Presidente del Consiglio vado a trattare e a parlare con gli altri per difendere gli interessi della nazione, più voti mi date, più sarò forte. Quindi i giornalisti palestinesi, da prima, è una guerra che deve essere risolta facendo dialogare due popoli e due stati. Per fare questo serve risolvere il problema del terrorismo, dialogare con l'autorità palestinese e non con i terroristi, e da questo punto di vista serve equilibrio, l'equilibrio che il governo Meloni sta portando avanti, dialogando con le nazioni arabe moderate, perché ci sono le nazioni arabe moderate che stanno aiutando e provando la riconciliazione, e anche qui gli estremismi di stare da una parte a tutti i costi, e quindi Israele è un genocidio, sono motivati, gli attacchi a Israele spesso sono motivati purtroppo da un rigurgito di antisemitismo gravissimo, e quindi noi dobbiamo combattere chiunque, quando vediamo che sono cacciati gli ebrei dalle università o dalle scuole, i professori ebrei dalle scuole o dalle università, mi vengono i brividi, perché tornano esempi che non devono più tornare in Italia e in Europa. Quindi qualsiasi attacco a chi è antisemita deve essere fermato.